Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo arrivati sulla nave madre e siamo scesi dalla nave madre, visto che abbiamo scoperto che in realtà la Peach che avevamo salvato non era la vera Peach. Ehi! Oh cacchio! Clienti, ma pensa! Credevo che non ci fosse rimasto più nessuno! Volete fare acquisti? Nonno Verde, abbiamo clienti! Oh cacchio! Oh mamma mia! Nonno Rossi, è vero! Di questi tempi i clienti sono una rarità! I shrub hanno ridotto in bricio la nostra città! Oppure che siamo rimasti solo noi due! Ormai questa è una città fantasma! Quanta tristezza e quanta solitudine! Oh, quanta solitudine! Quando si è anziani resta solo la solitudine! Ma voi siete giovani! Venite a fare compere qui tutti i giorni! Ci farete felici! Oh, nonno Rossi, che idea! E questi giovanotti lo faranno! Sono tutti alla moda! Non ci sono rubi! Siete dei propri giovanotti! Quei due baffoni non mentono! Sono convinta che capite la nostra situazione e comprendete un sacco di roba, vero? Oh, sì, un sacco di roba, mi piace l'idea. E non mi sentivo così felice da anni. Un sacco di roba e ancora di più. Nonno Rossi, pronta? Forza! Benvenuti! Siete nel negozio Verde e Rossi. Volete fare acquisti al nostro equipaggiamento? Sì. Va bene, allora, forse esagerato. Allora, vediamo. Abbiamo la sicur tessera. Diminuisce tutti i danni inferti e subiti. La nostra controparte. Tessera rischio, meno funghi possiedi, più danni infliggi. Potrebbe non essere una cattiva idea. Potrebbe non essere male. Per adesso la teniamo solo da parte. Buone possibilità di recuperare gli strumenti. Non ci interessa. Vediamo i vestiti. Il calzastella, cioè aumenta l'attacco e la difesa, ma diminuisce la velocità e i baffi di Gigi. Beh, che dire. Si può fare? Si può fare. Mentre questo aumentano la difesa e la vita. Io te la butto lì. Questi pantaloni sembrano molto buoni e nella nostra situazione attuale sono l'idea migliore che possiamo ottenere. 185 di difesa a Mario, 191 a Luigi. Sai cosa? Forse erano proprio i vestiti. Forse erano proprio i vestiti che avevamo che non andavano bene con la tessera che avevamo attualmente. Vediamo, la polvostella invece. Più attacco e più difesa ai bimbi. Meno velocità baby Luigi. Vabbè, si può fare. E la stessa roba solo per i bimbi. Va bene, guarda, i soldi ce li abbiamo. Ecco a voi. Per adesso questi sono i pantaloni migliori che abbiamo trovato. Quindi tornate a trovarci. Noi saremo qui sulle solette. Ricordate, comprate. Va bene, vediamo che cos'hai allora, donna. Allora, gli strumenti, beh, per il momento nulla di che. Vediamo gli strumenti fratelli. Il fiore mix. Ecco, questo è uno di quegli strumenti che ho sempre fatto fatica. Cioè, allora, fiori fratelli, fiore ghiaccio e il fiore mix ho sempre avuto difficoltà perché io non riesco ad andare velocissimo. O meglio, io ti riesco ad andare veloce. Ma quando ti cambiano il ritmo, io perdo tutto. Sai cosa però? Io un paio di ovetti me li prenderei. Giusto per averne qualcuno da parte. Ma, ah ecco, dicevo, quando è che becchiamo il guscio rosso? Due li prendiamo, perché tanto sono sicuro che adesso ce lo regalano. Il fiore, aspettiamo ancora un attimo. Tornate a trovarci, noi saremo qui sulle solette, ricordate, comprate. Certo, ciao. Aspetta un secondo. Ah, è la casa accanto. Stavo guardando la mappa e vedevo che una delle case ci faceva andare dall'altra parte. Allora, prima di tutto, fungo vita, gusci. E io ho appena comprato dei gusci per nulla. Va bene, dai, ci sta. Facciamo girare un po' l'economia agli anziani. Dai, secondo me adesso che abbiamo cambiato vestito, la tessera che abbiamo non è più un problema. Vediamo. Un altro giro e lo uccidiamo. Però anche questi non danno molti punti esperienza. Però hey, va bene così. Vieni qua. Oh, i pidocchi. Io, come ho sempre detto, tutto ciò che ci si para davanti lo uccidiamo perché ci servono soldi, punti esperienza, strumenti che non fanno mai schifo. E beh,
Non mi sembra che rischiamo nulla per il momento. Qui? Allora, qui si passa sotto. Qui si prosegue. Perché io me lo ricordo più o meno questo livello. E se non ricordo male, è uno di quei livelli come il deserto. Dobbiamo fare metà da una parte e metà dall'altra, ovvero gli adulti da a sinistra e i bambini a destra. Il problema è che vorrei evitare, come ho detto, di overlivellare troppo uno dei due senza livellare gli altri due che rimarrebbero indietro. Di conseguenza io farei così: ci giriamo tutta quanta la mappa un attimo. Gigi. Ti sarebbe piaciuto, Dai Gigi, se aumenti di livello riusciamo ad uccidere tutti subito. Vorrei fare tutto il giro della mappa, uccidere tutto l'uccidibile e poi proseguire. Allora, qua non c'è nulla. Sembra strano, ma è così. Allora, iniziamo. Che tra l'altro lì potremmo passare anche a sottiletta, ma sinceramente... Aspetta, è vero, passando a sottiletta, cioè o meglio, passando prima di qua, dovremmo fare prima, perché ci sono dei premi, ci sono degli oggetti che sono nascosti da questa parte, ma molto spesso si rientra da questa parte, quindi entriamo prima dalle parti dove non hanno le grate. Ecco, fatto. Anche perché con quello che abbiamo appena speso per i vestiti, qualche soldino in più schifo non mi farebbe. Quindi, no, allora, questa dopo. Prima andiamo di qua. Ecco, fatto. Vediamo. Ok, monete. Non mi fanno schifo. Un ultra fungo, un altro fagiolo. E vediamo cosa c'è. 50 monete, va bene, va bene. Non le rifiutiamo. Gusci verdi? Strano, era da un sacco che non ne trovavamo di gusci verdi semplici. E credo basta, giusto? Non, a parte questa qui, non mi sembra ci siano altre zone. Vediamo se ci sono delle X da prendere, ma non mi sembra. Non mi sembra, no, è rimasto solamente quest'ultima casuccia da visitare. Quindi, ecco fatto. Vediamo. Ecco qua. Saliamo, andiamo. Ok, c'era un pezzo di fungo che mi impediva il passaggio. Andiamo da questa parte. Ok, guscio verde, fungo. No. 50 monete. Ok, una tessera. Vediamo, una tessera Giga Attack. Ah, è quella un quarto di vita. Strumenti infiniti, sei un quarto di vita. Niente di eccezionale. Però, vabbè, io punto a prendere tutto quello che riusciamo. Schifo non ci fanno gli oggetti. Venite qui. Ecco fatto. Allora, come ho detto, prima proseguiamo. Poi, ecco, vedi? Poi facciamo avanzare tutti. E invece la mia idea è andata subito a farsi fottere. Benissimo. Allora, bimbi, mi dispiace, dovrete fare un po' di attenzione, per quanto parliamone, non è che stanno andando in un luogo pericoloso e sono così deboli da non potersela cavare. Come ho detto, mi scoccia dover livellare solo un gruppo e l'altro no, è quello che mi scoccia, quindi facciamo la cosa più sneaky possibile, ovvero evitiamo tutti gli scontri, li evitiamo e ci pensiamo una volta che avremmo portato di qua anche gli adulti. Ha senso questa cosa? Sì, cioè nel senso, io lo faccio solo per i livelli, poi è ovvio che potrei anche andare a cazzo spianato e farlo proprio senza nessun tipo di problema. Però mi scoccia, come ho detto, livellare solo un gruppo. 1, 2, 3,
e infine 4, e le porte si aprirono. Allora, prevedico che attendono altri ostacoli di questo tipo qui a Fungopoli. Forse sarebbe bene che voi bambini procedeste per strade separate per un po'. Devo informarmi che la stella cobalto sta agendo in modo alquanto peculioso. Ah sì, è vero che siamo a 3, mi ero dimenticato di questo fattore. Secondo le mie analisi, l'attività della stella cobalto è in qualche modo collegata al colle stella. I miei sensori indicano la presenza di un sentiero che porta al colle stella, ma i segnali trasmessi dalla stella cobalto mi lasciano perplesso. Non ha parole. Ah, e che facciamo? Me la mangio. Al colle stella, lì troveremo le risposte che cerchiamo. Avanti, è tutto gas. E certo. Allora bimbi, andate prima voi, perché voi vi potete nascondere sottoterra e non correte nessun rischio, mentre gli adulti dobbiamo fare la cosa invece un po' più attenta. Ok, 50 monete. Ecco fatto. Stiamo recuperando. Piano piano ce la faremo. Ritorneremo a 10.000 monete come eravamo un secondo fa. Allora, no, gusci rossi. Ecco fatto. Dovremmo esserci quasi. Allora, quello lo prendiamo dopo, anche perché non mi sembra che riusciamo ad arrivarci. Io sbaglio, non lo so. Dobbiamo, ecco fatto, aspettare adesso gli adulti che arriveranno imminentemente. Che tra l'altro mi sa che siamo già all'ultima porta, nel senso non è che abbiamo fatto chissà quale giro incredibile, eh? Allora, di qua si prosegue prima, quindi uova bombe. Cosa ho detto 2 secondi fa? Anzi, 5 minuti fa. Non abbiamo più trovato bombe da un po'. Chissà che fine hanno fatto. Eccole. Ecco. Io, come ho detto, cerco di evitare gli scontri, ma non per altro. Mi stava per sparare al culo, ma solo perché voglio livellare tutti allo stesso modo, senza overlivellare troppo un gruppo rispetto all'altro. Quindi, no, ecco qua. Clink, clink. Perfetto, dovremmo già essere arrivati. Oh no, oh no, che stronzi, mi hanno impedito il passaggio. O meglio, aspetta, forse c'è... Devo controllare. Devo controllare perché mi sembra che si può aprire, o sbaglio? Visitatori del Colle Stella, entrate nel tubo blu a sinistra. Ente turismo del Colle Stella. Ok. Si apre anche quello? No. Va bene, va bene. Ah, dannazione. Allora, prima di tutto facciamo così. Torniamo indietro, così almeno sblocchiamo un attimo il passaggio nel mondo attuale, nel presente. Castello di Peach, il regno dei funghi del presente. E guarda un po', siamo nelle tubature. Io ti direi, la città adesso la ripuliamo. La ripuliamo per bene, prima dalla parte degli adulti, visto che i bimbi di qua possono passare. Ma io mi ricordo che anche di là ci potevamo passare. Prima occupiamoci di lui, che se non sbaglio li poteva curare. Ti pareva. Ecco fatto. Facili da evitare. Wow, che tecnica maestosa. Che tra l'altro non mi ricordo cosa succedeva se sbagliavamo. Forse ci sparava. Così, dritto. Qua in faccia. Allora, facciamo attenzione perché voglio sbloccare tutto. Voglio prendere tutti gli oggetti. Quindi, prima andate di qua. Che tra l'altro, se no, non vorrei dire una cavolata, mi sembra che dentro una delle case ci fosse comunque un nemico.
Niente di che, cioè un nemico come tanti. Però magari mi sbaglio. Wow, una moneta, due funghi, due funghi max, ecco, questo è già qualcosa, e 50 monete. Ecco, questi sono premi che si apprezzano volentieri. Ecco, fatto. Allora, dai. Ah, speravo di saltargli in testa, va bene. Speriamo di ucciderli. Perfetto, con Mario ce la... Aia. Con Mario ce la facciamo. E anche con Gigi, va bene. Ce l'abbiamo fatta. 7200 monete giuste giuste. Quanto mi piace quando nei giochi così otteniamo la cifra tonda perfetta. Allora, prima te. Uno e due. Forse avrei dovuto farlo uccidere a Luigi. Avrei dovuto farlo uccidere a Luigi perché anche con lui riuscivamo ad ucciderlo. Ok. Ancora. Basta un po'. Che palle. Stava andando troppo su tutti e due. Uno, ecco fatto. 410 di punti esperienza e un fungo max. Non so chi dei due mi abbia droppato il fungo, se i robottini o l'angioletto. E a vista così ti direi che è stato l'angioletto. Ecco qua, uno e due. Vediamo. Ah, una tuta parà. Vediamo che cosa farà. Ci abbassa l'attacco, ma ci aumenta di molto la velocità e la difesa. 156 sono tanti. Porca boia. E io ti direi che non ha senso attualmente aumentare così. Certo, a Luigi non gli farebbe schifo un po' di velocità e quella difesa non sarebbe male, neanche per Mario. Ma è una disparità un po' troppo elevata in questo modo. Anche se con la spilla che abbiamo, se ne troviamo un altro ci pensiamo. Se ne troviamo un altro di pantalone parà, lo prendiamo. Allora, come faccio a salire su questi piloni? Devo salire sul pilone gigante. Forza. Ah, vabbè, non importa. Prima, no. Vabbè, ho sbagliato. E che palle. Che tempismo di merda sti angioletti. Ah, ecco, ti pareva. Vabbè, sono confuso. Ecco fatto. Punti esperienza? 400. Non male. Qualcuno sale di livello? Manco per il cazzo. Ma da questa parte non c'erano i teschietti? Ah. Avrei dovuto curarmi effettivamente, forse. Sai cosa? Non andiamo sul rischio. Ed ecco il nostro primo guscio rosso andato a buon fine. Niente, non sale di livello nessuno, va bene. Se è questo che vuoi, gioco. Allora, curiamo tutti. Ecco, una cosa che rende difficile, tra virgolette, l'utilizzo di quattro personaggi piuttosto che di due, è il doverne curare tanti. Certo, i bimbi, alla fine... Eccole qua le uova. Vedi, mi preoccupavo di non averne più. Certo, dicevo, i bimbi non sono una preoccupazione, perché alla fine, finché non sono loro a combattere direttamente, danni non ne prendono, per carità. Vero anche però che alla fine, quando sono anche loro danneggiati, devi curarli e devi usare molti più funghi. Preso. Addio. Non mi ricordavo questo attacco, sinceramente. Però è andato a buon fine. Oh, e finalmente qualcuno sale di livello. 5 di... Bella Mario, bravo Mario. Una difesa, riusciamo ad aumentarla? Vedo solo un 4. Oh,
Beh, un 6 di vita non mi dispiace. Gigi, che ti aumento? 4 di attacco mica male, eh? Hai capito, Gigi? Vedo un 5 sulla difesa. Oh, bello, bello un 5 di difesa. Mi piace un 5 di difesa. Comunque, vieni qui. Ti sarebbe piaciuto, eh? Che poi, alla fine, potrei tagliarvi tutte le battaglie, visto che alla fine sono molto simili tra di loro e ripetitive. Però già che siamo qui, almeno ripuliamo la zona assieme, la facciamo tutta assieme, ci liberiamo di tutti e prendiamo tutti, perché tutti gli oggetti e via. Ma sì, dai, ce l'hanno droppata, usiamola. Vai. Perfetto. No, no, che palle. A Luigi. Adesso esplode. Peccato, volevo... Stavamo andando bene coi tempi. Ah, è di nuovo il gap, quello che mi fa male nell'anima. Se riuscissi ad aumentarti l'attacco sarei contento. Bello, subito. Peccato, maledizione a te. Facciamo un attimo i calcoli giusti. Allora. Ma sì, uccidiamo prima lui, che con Mario riusciamo. Preso. Addio. Dove vai? Da Luigi. Allora Gigi, uccidi questo. Uno e due. Bravissimo. Ce la faremo ad arrivare a 100 di danno, Luigi. Ce la faremo, tranquillo. 320 di punti esperienza, mica male. Baby Mirio, che ti aumento? Vedo un 5 anche per te. Beh dai, un 4 mi accontento. Il 4 mi va bene uguale. Vediamo cosa si nasconde qui. Un fungo cura. E di qua invece abbiamo 50 monete, va bene. Grazie, bimbi. Vediamo cosa si nasconde qua dentro. Spero un altro vestito. Però intanto ecco un altro fagiolo. Vediamo. 50 monete? No, 5. Che gioia. Gusci verdi e una Dina tessere A. Enorme potenza degli strumenti, ma ne usi 4 alla volta. Oh, ti dirò che in realtà a fine gioco potrebbe non essere una cattiva idea. Si potrebbe anche fare 4 strumenti alla volta, sicuramente sono tanti. Ma quando sei a fine gioco dici sti cazzi, cioè li usi. E nonostante mi scocci mandare di là solo i bambini, a sto punto facciamolo. Ma giusto perché, anche se alla fine loro salgono di livello prima degli adulti, comunque sono danni, difesa, punti vita che si beccano, quindi va bene, facciamolo. Speravo di colpirlo col martello io, sincero. 37, un filo poco, Mario? Non ho visto, mi sa che vanno 2 da Mario e 1 da Luigi. Oh cacchio, erano 2 da Luigi, va bene. Allora... non lo so, che cacchio aumento? Questo, dai. Benissimo. Quando vanno coi bimbi mi sembra sempre, siccome sono bassi, sempre paura di sbagliare i tempismi, sempre paura di non beccarli bene. Però 100 punti esperienza, vabbè, non è male. Allora, calmi tutti. Prima vediamo gli strumenti. Super spore, vieni qui. Vieni. Mamma mia. Baby Gigi. Ah, va bene. Forse riusciamo, vediamo. Con il boost d'attacco di Gigi. Bravissimo. Bravo, bravo. Avrei potuto... Allora, a sto punto avrei potuto farlo fin da subito. A mia discolpa, mi ricordavo che alla fine anche gli adulti passavano di qua. Però... vediamo. Non colpiamo molto spesso i nemici con il martello, vero? Non succede perché
succede rare volte che abbiamo il tempo di usare i bimbi. Ecco fatto. Bravo che non ti sei mosso da lì. E grazie di aver perso il turno. In sostanza questo giro l'abbiamo fatto gratis per i bimbi. Bravi, bravi, bravi. Allora, di nuovo qua. Ce n'è. Non ho fatto in tempo. Vabbè, non importa. Ma sì, dai. Guscio verde on the way. Nonostante sia molto debole come oggetto, magari riusciamo a sfruttarlo al meglio. Perfetto, bravi bimbi. 120 punti esperienza, perché giustamente abbiamo ancora quell'oggetto che ci aumenta di poco i danni, che i punti esperienza che prendiamo se usiamo uno strumento. Lo usiamo veramente mai, perché alla fine, come ho detto, stessa cosa dei martelli, abbiamo poche occasioni di usare i bimbi da soli e quindi di conseguenza usare solo gli strumenti da soli. Però, oh, quelle volte che capita, quel 20% in più di sicuro non lo buttiamo via. Mamma mia. Va bene, grazie. Quella, potevi ucciderlo però, eh? Potevi fare una kill. Non importa, bravo Mario. Vediamo. Prima, ah, stavo dicendo, prima che ci spara in faccia. Vabbè. Ho quasi sperato di dicevo di come si dice? Di confonderlo. Vediamo, funziona? Perfetto. E visto che già l'abbiamo colpito una volta, dovremmo riuscire ad ucciderlo prima di consumare il guscio. Bravissimi. 100 punti esperienza, non male. Non abbiamo fatto 120 perché a questo giro l'ha lanciato Luigi invece che Mario. Ed è solo Mario ad avere la spilla dei punti esperienza. Ecco fatto. Tanto, come ho detto, i gusci verdi non li useremo più perché una... perché sono stupido. Perché tra un po' avremo un surplus di gusci rossi. E di conseguenza i gusci verdi possiamo sfruttarli attualmente per tirare giù nemici che alla fine possiamo fare così facilmente. Ah, pochissimi punti esperienza. Va bene, non importa. Saliamo qui e vediamo. Vedi, mi sono... cosa ho detto prima? Non abbiamo più più le uova. Lo sapevo che le avremmo recuperate tutte. Becca di questo. Perfetto, vediamo di farlo fuori prima che si riprenda. Dai, speravo di ucciderlo. Bravo Mario. E con questo dovrebbe essere l'ultimo. Dovrebbe essere l'ultimo nemico, vero? Prima però, ultima cesta. Gusci verossi, va bene. E con questo, bravi bimbi, ce l'avete fatta e salviamo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.